Allora Matteo, i Comics Talk arrivano al quinto anno di vita. Possiamo sintetizzare in breve i contenuti dei tre incontri, tre come tre sono stati in tutti gli anni precedenti, di questo 2010 a partire dal primo, quello che nel titolo aveva iPad, si parla anche di nuove tecnologie, nuovi strumenti di comunicazione. Sì, allora, per dirti in sintesi rapidissima che cosa si è raccontato quest'anno, abbiamo dedicato la prima giornata al rapporto tra fumetto e nuove piattaforme digitali molto specifiche, molto d'attualità, come i tablet, in particolare l'iPad, che oggi è comunque, il numero uno, il più chiacchierato, sulla bocca di tutti. E questa chiacchierata, questo confronto con i due principali sviluppatori italiani di applicazioni dedicate al fumetto per iPad, due degli autori più attenti a questo supporto che sono Roberto Recchioni e Lorenz, e due dei giornalisti che sono forse i maggiori esperti di cose Apple in Italia. È stata una chiacchierata molto intrigante, anche perché è stata un'ottima fotografia dello stato della percezione di questo strumento in Italia oggi. Da un lato è vissuto ed emerso come un nuovo canale che potrebbe, in modo anche un po' illusorio, rivoluzionare la diffusione, con un po' di enfasi anche, no? Che sembra tipica di un momento di grande eccitazione, però forse ha anche un po' di eccessi di ottimismo. E poi il versante non tanto sulla diffusione quanto proprio sul linguaggio, il rapporto tra il linguaggio del fumetto sulla carta, che trovando in iPad un supporto sicuramente di maggiore rilevanza rispetto all'iPhone, no? Perché le dimensioni simulano di più la pagina, è ovviamente anche vissuto come forse è davvero arrivato un supporto digitale che ci permette di riragionare su come si legge una pagina. E qui gli autori poi hanno delle specie di riflessi condizionati, è emerso questo, credo, il riflesso condizionato di fare fatica a immaginare una pagina di fumetto con degli elementi multimediali che vengono ancora vissuti in questa fase come un qualche cosa che porta fuori strada, anche se sono piccoli, anche se sono pochi. C'è un po' una sensazione di diciamo invasione del campo del fumetto. Però, insomma, come fotografia della situazione è stata piuttosto intrigante, un confronto bello ricco. Ci sono state rivelazioni o considerazioni particolarmente importanti in questo primo incontro? Ma allora c'è stata la presentazione di un progetto da in particolare uno dei due sviluppatori che è Studio Mutado, il partner che ha sviluppato la piattaforma iPhone, iPad per la Disney Digicomics, che ha presentato il primo passo di un progetto di piattaforma di distribuzione di fumetti in digitale per iPad aperta agli autori e editori indipendenti, sostanzialmente un'ipotesi di piattaforma a ingresso gratuito per autori che desiderano essere presenti in quell'ambiente, diciamo, su quel supporto, senza commissionare un lavoro a un'agenzia di produzione, ma utilizzando una specie di piattaforma che ha già le soluzioni tecnologiche incorporate, e quindi che permette di trasformare in digitale un file, che viene inviato. Si è visto poco ancora, però è stata una notizia intrigante che penso avrà sviluppi nelle prossime settimane. Il secondo appuntamento, un paese senza che cosa? Qual era l'obiettivo di quello? L'obiettivo del secondo era di discutere di come il fumetto seriale, che ha sempre raccontato e continua a raccontare
anche il nostro paese e la nostra società negli ultimi anni forse ha perso un po' il polso della società italiana per quello che è oggi, almeno ha perso il polso in modo diretto, in modo evidente, forse in qualche modo un po' invisibile. Il fumetto popolare italiano continua a raccontarla, però sembra veramente molto filtrato, molto mediato, e mentre vediamo come nel fumetto di supereroi, nel manga in Giappone, nel fumetto seriale francese ci sia tanto spazio per il racconto del paese reale, della Francia reale, invece il fumetto seriale italiano, l'Italia reale, sembra sottovalutarla un po', e sembra essersi un po' scollato. Rispetto a quelli che sono stati i contenuti di questo incontro, il problema è più di chi realizza questi fumetti e quindi la percezione dell'autore, o della necessità di un editore piuttosto che di un pubblico che cerca la fantasia laddove la verità dell'Italia di oggi non gli piace, non accetta, non la vuole? Ma guarda, il punto non è legato secondo me tanto agli autori, da quello che è emerso, gli autori sono interessati a fare il proprio mestiere, inseriscono una rappresentazione degli elementi dell'Italia reale anche nel fumetto che c'è adesso e che si vede adesso. Il problema è un altro, cioè il problema invece sembra che stia sul piano dei formati, dei format editoriali esistenti. Il punto è che forse i format editoriali esistenti oggi non sono più in grado, come era in grado di Diabolik negli anni 60, come era in grado Alan Ford negli anni 70, di essere contemporaneamente una lunga serialità con i suoi meccanismi e anche un lavoro sulla società contemporanea in cui si inserisce. Allo stato attuale diciamo che è più una questione di format che una questione di volontà o desiderio degli autori o di desiderio del pubblico, che invece poi premia sempre più spesso un lavoro di racconto attraverso il disegno della nostra realtà anche italiana, insomma, in libreria lo vediamo più spesso che in edicola, per esempio, no? Ovviamente stiamo parlando di fumetti, di autori, e il terzo incontro aveva la pretesa, o comunque il titolo è sempre efficace come di tutti gli appuntamenti dei Comics Talk, 5 buone ragioni per fare un fumetto. Sono state trovate queste 5 buone ragioni? Ne abbiamo trovate un po' di più di 5, a dire il vero, anche se gli autori erano 5. Questa è un po', come dico sempre, una tradizione nella tradizione, no? Un anno sì, uno no. Mi piace l'idea di far conversare, proprio come intorno a un tavolo, 5 autori intorno alla domanda del perché voi siete qua a rappresentare questo linguaggio e questo tipo di pratica artistica, no? Perché questa pratica artistica? Sono stato veramente colpito dal calore con cui poi gli autori si sono rimpallati la domanda e le risposte, toccando temi come il piacere del controllo, come se, questa è una cosa molto bella che ha raccontato Ausonia e a Emanuele Fior, l'idea del fatto che il fumetto sia un'esperienza per un autore in grado di far sentire un dominio molto ricco e completo degli strumenti espressivi con cui si lavora. Viceversa poi, oltre al controllo, ne sono venuti tanti altri temi, dal gioco al piacere del puro racconto, alla relazione sul tempo, fumetto come linguaggio che richiede tanto tempo per essere assorbito nella lettura, un tempo che il lettore si costruisce da sé e che non è dettato come nella sala cinematografica da un tempo prestabilito, ma è un tempo che si co-costruisce insieme tra autore e lettore, no? E ogni anno, insomma, i perché sono tanti, e quest'anno devo dire che la conversazione caldissima tra i vari autori ha dato veramente molti, molti spunti.